Buonasera ai nostri telespettatori e ben ritrovati con l'appuntamento Fa bene la salute in TV. Passiamo a salutare il nostro ospite che è il dottore Renato Tiziano, geriatra e angiologo. Dottore, buonasera, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. È stato un piacere, vero, sincero. Grazie. Dottore, io comincerei subito con dire chi è il geriatra, la figura del geriatra. Allora, il geriatra viene detto oggi, viene inteso come l'internista di una volta, cioè il medico che globalmente a tutto tondo prende in carico il paziente e lo segue, perché il paziente anziano non è come il paziente giovane o giovane adulto, è un paziente che ha delle peculiarità e soprattutto ha delle fragilità che il paziente giovane o giovane adulto non ha. Quindi chiaramente ha delle specificità che noi studiamo, seguiamo, su cui abbiamo fatto esperienza e su cui cerchiamo di esercitare un effetto positivo, certo, e di mantenere un equilibrio che, come diceva un antico grande della geriatria, tende ogni giorno a, come dire, a squilibrarsi un po' di più. È certo, tipico dell'andare avanti degli anni. Dottore, perché un medico generico non è un medico, cioè il medico generico non è un geriatra? Cioè, qual è la differenza? Il medico generico inteso come medico di famiglia, sì, è un medico che logicamente deve esaminare tutti i pazienti che ha con sé e che lui segue di tutte le età, quindi ha sicuramente una preparazione adeguata a farlo, però chiaramente non può approfondire un aspetto solo. Il geriatra invece ovviamente ha approfondito, certo, questo aspetto dell'età avanzata e quindi di tutte le specificità di questa età. Dottore, che cos'è la valutazione multidimensionale? La valutazione multidimensionale, che diciamo è una metodologia per cui si è presa finalmente, come dire, in esame la globalità delle problematiche di una persona anziana. Chiaramente ce ne sono modi diversi di valutare, però nell'insieme si valuta sia l'aspetto, diciamo, dal punto di vista della salute, sia dell'autonomia, certo, quindi dell'autosufficienza, sia dell'efficienza mentale, sia, diciamo, dell'efficienza corporea, quindi la capacità di muoversi, eccetera. E, insomma, è una visione globale, per cui, appunto, tipica un po' di quella che deve essere della geriatria, e che prende in esame anche certi aspetti che potremmo definire non puramente medici, ma medico-sociali, familiari, certo, insomma, certo, vari. Quando sottoporsi ad una visita geriatrica? Allora, la visita geriatrica viene oggi intesa come visita molto importante dal punto di vista anche medico-legale, no? Perché logicamente viene utilizzata ai fini poi della valutazione dell'invalidità e quindi valutando l'autonomia, il grado di invalidità. Però la visita geriatrica in realtà dovrebbe essere fatta da tutti, perché è un po' come la visita cardiologica, anche, certo, se uno sta bene va a valutare preventivamente le condizioni del cuore. E quindi ritorna la parola prevenzione. Eh sì, ritorna la parola prevenzione, perché ovviamente parlare di prevenzione potrebbe sembrare quasi ridicolo, no? A 65-70 anni, ma non lo è noi immaginiamo che la vita di una persona oggi si è allungata molto. Ecco. Cioè il sessantenne di oggi, settantenne direi di oggi, corrisponde forse a quello che era una volta i 50-55 anni. Il paziente, la persona, non parliamo di paziente, la persona a quell'età ha una notevole capacità ancora di vita sociale, di vita familiare e, se in buona salute, anche di vita lavorativa. Ecco, dottore, forse c'è un po' di timore a dire vado dal geriatra, cioè mi sento anziano, sbagliatissimo. Purtroppo non è tanto il geriatra che lo dice, ma lo dice la carta d'identità, quindi voglio dire, purtroppo il fatto che noi con le torte festeggiamo, certo, i compleanni e le candeline aumentano sempre di più, ma credo che appunto vada intesa, come dicevo, certo, prima, soprattutto per una valutazione preventiva e soprattutto del mantenimento dello stato di salute, certo, se si arriva a uno stato, con un buon stato di salute. Appunto, quindi è una buona vecchiaia, tra virgolette. Dottore, appunto, quali sono le patologie geriatriche più comuni? Ovviamente sono quelle legate, allora noi dobbiamo distinguere un po', però, certo, cioè è importante distinguere tra quelle che possono essere le patologie tra i 65, 70, 75, 80 anni e quelle oltre quell'età. Non parliamo di cose assurde, i centenari sono aumentati tanto numericamente
E spesso arrivano in buona salute a quell'epoca, ai 100 e più anni. Quindi dobbiamo distinguere tra il vecchio, diciamo così, usiamo questo termine, il grande vecchio, no? Come si usava dire una volta. In realtà è chiaro che sono tutte patologie da, tra virgolette, degenerazione, da usura. Mettiamo in testa, non so, le problematiche delle funzioni cerebrali, delle funzioni interne, quindi reni, fegato, eccetera, eccetera, ma soprattutto degli apparati in generale, ma anche dell'autonomia legata per esempio alle patologie osteoarticolari, e quindi tutte queste sono le maggiori. Certo. Poi è chiaro che purtroppo ci sono le malattie degenerative legate per esempio al cuore, quindi l'ipertensione, le problematiche di una cardiopatia sclerotica, di un cuore che è invecchiato, e così non so, il diabete, eccetera, certo, eccetera. Certo. Purtroppo il problema del geriatra è che nella persona anziana si sommano. Certo. E non è uno più uno fa due, ma uno più uno spesso fa tre o quattro della incidenza della gravità. Certo. Caldo e anziani, dottore, un caldo terribile, un'estate rovente, stiamo bruciando, le conseguenze. I chat di WhatsApp girano queste battute, le vignette che l'INPS consiglia ai propri pensionati di uscire nelle ore più calde, di non bere, di mangiare solo cose fritte, eccetera, eccetera. In realtà ovviamente è una battuta, certo, per dire che, come se, e non è così, l'INPS volesse eliminare i propri i pensionati. Non è, ovviamente noi dobbiamo immaginare il contrario, cioè uscire evitando le ore più calde, purtroppo fino a tarda sera è così, bere in modo adeguato e bere non solo acqua, talvolta certo, anche il succo di frutta, delle tisane, delle cose, ovviamente non calde ma a temperatura. Perché sono ambiente. Tanti i liquidi che perdiamo. Appunto, cioè fare sì che la somma generale della giornata sia sufficiente a quello che noi perdiamo attraverso la pelle soprattutto, quindi sudorazione, certo, ma anche quello che viene detto, diciamo, la dispersione involontaria, incosciente attraverso la pelle per raffreddarci e per rinfrescarsi. Gli anziani sono quelli che soffrono di più, ma non solo? Tutti soffriamo, ma l'anziano soffre in modo particolare, in modo anche specifico, perché una delle conseguenze maggiori, diciamo, della disidratazione, forse la prima conseguenza della disidratazione in persone anche sane, ma di una certa età, è il fatto che il cervello va in tilt, cioè si disidrata proprio il certo, cervello, e quindi incomincia a malfunzionare. Diciamo che può fare, facciamo così un esempio strano, è come se ci fossero tanti piccoli cortocircuiti per questa mancanza, ma soprattutto il funzionamento generale viene a decadere. E così poi gli altri organi, quindi il rene ha bisogno di liquidi, tutto. Certo. Il corpo è fatto di tanta acqua e quindi ha bisogno di riequilibrare. Non a caso d'estate aumentano anche le cosiddette coliche renali? Le coliche renali, perché chiaramente si concentrano i liquidi all'interno dell'organismo e quindi basta bere adeguatamente. Basta. Che consigli vogliamo dare a chi ci segue da casa, soprattutto i nostri anziani? Che devono fare per stare bene? Parliamo per il caldo in generale? Sempre del caldo, per parliamo caldo. Del caldo. Allora, abiti leggeri, che però sappiano, insomma, far traspirare bene il nostro corpo se si esce, ma anche in casa. Bere adeguatamente, mangiare frutta, verdura in modo adeguato, in modo tale da introdurre sali, minerali, vitamine e liquidi, in modo anche incosciente, che contengono certo, ovviamente liquidi, senza esagerare con la frutta, soprattutto per coloro che hanno patologie legate al diabete. Certo. E poi, diciamo, uscire, dicevamo, nelle ore più tarde, e usare, io lo consiglio sempre, usare dei ventilatori in casa, cioè non è che bisogna metterli di fronte a sé il ventilatore, basta far sì di far ventilare la stanza, certo, anche lontano, insomma, da se stessi, in modo tale da far sì di ridurre uno degli aspetti che è quello là della staticità dell'aria, che invece la ventilazione ci aiuta, certo, a sopportare meglio, certo, il caldo, no? Dottore, è favorevole all'uso degli integratori? Esattamente, se sono utili, perché no, anzi li uso tutti i giorni. È chiaro che se noi intendiamo un integratore semplicemente, non so, la vitamina, se una persona mangia in modo normale non sempre ha bisogno di questo. Certo. Ma chi mangia oggi in modo completo? Nessuno. Quasi nessuno. Le persone che possono farlo, che lavorano, spesso hanno tale fretta che non riescono, certo, a mangiare. Le persone che invece stanno a casa, o per il caldo, perché sono pensionati, spesso lo fanno perché non hanno voglia di cucinare o perché il caldo non gli dà molto appetito, ma comunque certamente l'uso integratore è utile. Qual è quello più indicato in questo momento di caldo? Un po' il magnesio?
fondamentalmente coloro che, tutti quegli integratori che tendono a reintegrare sali minerali, perché la dispersione attraverso la pelle, dicevamo, il sudore di sali, potassio in particolare, e sodio, potassio, magnesio, eccetera, sicuramente possono essere reintegrati da un'aggiunta non eccessiva, insomma, di questi integratori. Ma chiaramente poi c'è tutto il discorso legato all'alimentazione. Se una persona anziana si nutre male, ed è molto frequente, perché semmai manda solo, dico per dire, la pastina, oppure manda solo un certo tipo di cibo, trascurando quelle che sono le proteine, cioè, è chiaro che poi si viene a creare uno di quei problemi maggiori che dell'età avanzata, cioè l'accentuazione della naturale sarcopenia. La sarcopenia è il naturale impoverimento della componente muscolare, soprattutto del nostro corpo, che è fisiologica dai 40 anni in poi. Insomma, si perde ogni tanto un po' di più della propria massa magra, però chiaramente se io non mangio adeguatamente cose che contengono proteine nobili, quindi carne, pesce, uova, eccetera, e chiaramente io tendo a impoverirmi ancora di più e più rapidamente. Certo. Dottore, lei è anche angiologo. Qual è il ruolo dell'angiologo? Il ruolo dell'angiologo è soprattutto quello di accompagnare per mano, diciamo così, le problematiche che sono legate a coloro che hanno problemi di insufficienza venosa agli arti inferiori, soprattutto agli arti inferiori, quella di aiutare a sopportare meglio quello che poi è un effetto del caldo naturale per tutti, cioè quello della dilatazione ulteriore delle vene. Quindi aiutare sia con integratori che con prodotti naturali come si usano per le vene, sia con tutti i mezzi che è possibile utilizzare, dalle calze leggere, dai calzerotti elastici di cotone, eccetera, eccetera, fino chiaramente alla possibilità di fare dei bagni freschi, applicare pomate, eccetera, eccetera. Poi per coloro che invece logicamente hanno problematiche diverse, linfatiche, cioè è chiaro che purtroppo siamo fino a un certo punto, ma pure lì si può fare qualche cosa. Altre grosse problematiche, il caldo non ha un'incidenza grande su altre problematiche, su quelle arteriose insomma è poco influenzabile. Anche in questo settore si può fare un po' di prevenzione, se sì, come? In settore veloso? Sì. È sicuramente quello che dicevo, cioè fare una terapia che inizi ovviamente un po' prima del caldo forte, in modo tale da rinforzare per quanto possibile il tono della parete venosa, quindi aiutare a sopportare meglio questa naturale dilatazione che il caldo ci effettuare ha. Anche degli ecodoppler? L'ecodoppler serve solo per distinguere la presenza o meno di una patologia. Però molte persone già sanno in cuor loro che quando tolgono la sera le scarpe se le trovano un po' gonfie i piedi, oppure tolgono i calzini o le calze e vedono che le gambe hanno un segno lasciato dagli stessi lungo diciamo, la gamba, i vari punti della gamba dove terminano. Sicuramente l'insufficienza venosa agli arti inferiori è una patologia cronica, quindi si è coscienti di averle. Le varici si vedono e se le varici non ci sono si sa che si ha la tendenza al ristagno del sangue verso le gambe. Certamente approfondire anche con l'uso di strumentazione, ma la visita insieme all'ecodoppler sicuramente può dare delle indicazioni utili. Anche che i piccoli capillari che si intravedono? I piccoli capillari talvolta sono il rapporto delle varici, altre volte sono solo l'espressione di un disagio, dico così, del sottocutaneo, soprattutto quelli sulle cosce, eccetera. Non sono legati alle grosse vene. Ecco, benissimo. Quelle lungo il decorso delle vene, sia la safena, sia le collaterali comunicanti, possono essere sì espressione anche del fastidio. Benissimo. Delle varici. E allora, dottore, ricordiamo a chi ci segue da casa che è importante fare la prevenzione. Sempre. Mandi lei un messaggio. Allora, ci insegna diciamo, la storia della medicina e ci insegna la quotidianità che prevenire sicuramente ci aiuta più che il combattere delle patologie gravi. Ma è soprattutto sulla cronicità che noi possiamo fare molto. Purtroppo l'insorgenza acuta possiamo prevenirla, ma fino a un certo punto, certo, se ci sono delle malattie importanti per il cuore, per l'organismo, tipo ipertensione, diabete, eccetera, è chiaro che là bisogna fare delle cure specifiche. Ma la prevenzione su alcune patologie, parliamo una per tutte, per esempio l'aneurisma dell'aorta addominale, se no, basta
basta fare un controllo ecografico, già previene quello che per esempio una rottura drammatica è spesso infausta. È vero. Qui ho fatto un esempio per tutti, ma in realtà per tutti i campi, quello delle varici lo dicevamo prima, e stiamo parlando solo del campo vascolare e trascuriamo tutto il resto. Benissimo, grazie al dottore Renato Tiziano, geriatra e angiologo, grazie ai nostri telespettatori e seguiteci su PNTV. Buonasera a tutti.